Ma sicuramente Auteri da non si oggi tocca così Sebastiani nel post gara con la Lucchese, evidentemente solo a parole. Ieri infatti il DS Biancazzurro Luca Matteassi ha contattato l'allenatore pescarese Massimo Oddo, tuttora sotto contratto con la Delfino sino a giugno. Oddo ha dato la sua disponibilità. In caso di passo falso a Grosseto, match in programma domenica prossima alle 14.30, quasi sicuramente Auteri verrà esonerato. Di fatto il tecnico siciliano è stato sfiduciato, non il massimo in vista della sfida in terra toscana, ma tant'è. In realtà bisognerà capire se sarà veramente Oddo il sostituto di Auteri in caso di ribaltone. La certezza, squadra in caduta libera, appena 2 vittorie in 12 partite, peraltro sofferte l'Adriatico contro Fermana ed Olbia. Così Franco Ferrari, miglior marcatore della Pescara, 6 gol in 727 minuti giocati. Una media da sottolineare, Ferrari. Certo, vi ringrazio per i complimenti, mi fanno tanto piacere. Sarebbe meglio, come è sempre detto, che la squadra sta andando meglio, però ti dico, arriverà il momento. Finale concitatissimo, no? Giusto per capire che cosa è successo, perché tu sei stato coinvolto, mi pare, in qualche modo. No, ti dico, sono sincero, mi stavo trattenendo col centrale, praticamente quando siamo cascati assieme ho sentito una botta in testa e quei 10 secondi non mi ricordo più niente, quindi non ti posso dire che è successo perché non mi ricordo. Sei andato in doppia cifra spesso a Pistoia, un grande campionato, soprattutto a Piacenza, da gennaio a giugno 2019, 12 gol, la finalissima col Trapani di Vincenzo Italiano, l'allenatore del Piacenza era Franzini, se non vado errato. Sì, esatto, Franzini. Quella è stata una stagione da urlo per te, perché 6 mesi, 12 gol, tanta roba, eh? No, incredibile, più che altro che venivo da 6 mesi in cui mi sentivo bene, non giocavo certamente perché c'erano giocatori molto più forti di me, che lo hanno pure dimostrato, come diceva Torregrossa e Donnarumma, che stavano facendo un campionato incredibile, quindi arrivavano nel miglior momento mio, fisico come mentale, per fortuna dico, ho fatto 12 gol, speriamo che quest'anno sia così. Non l'ho mai visto in carriera, nella mia piccola carriera, che io stoppo la palla, prima di stoppare la palla la tocco con la mano, lui mi ha fischiato fallo a me, però il fallo l'ho fatto dopo, è il problema, caro, che mi ha detto hai fatto fallo, e gli ho detto caro, ma il fallo l'ho fatto dopo l'azione. Ah, cioè gli hai detto proprio caro? Sì, perché questa non è male. Ha detto fallo, cioè, incredibile. Detto, certo c'è il fallo, ma prima c'era il rigore. Tu hai giocato in eccellenza nel Castel Fiorentino? Sì, esatto. Hai fatto 11 gol subito in doppia cifra, poi sei andato a giocare nel Montecatini in D, vero? Sì. Giorgio Repetto, ex DS del Pescara, Franco ti ha visto all'opera proprio in quella stagione, quando realizzasti, se non vado errato, 12 gol in Serie D col Montecatini. Il Pescara giocava alla Spezia, Giorgio Repetto si ferma a Montecatini perché gli avevano parlato di Franco Ferrari, lo vede all'opera e lo segnala al Pescara. Poi lui, mi pare che tu sia andato al Genoa dopo quella stagione? Sì, al Genoa, mi sono fatto male al ginocchio e mi ha preso il Genoa.